Stavo dicendo, c'è sta scena. Abbiamo capito, non puoi ricominciare sempre da capo. Dai, arriva al punto. Allora, sì, il T-Rex si mangia la capretta. Ovviamente, il T-Rex insoddisfatto. Aspetta un attimo. Qui si andranno a scontrare i dinosauri. Mamma mia, non vedo l'ora. Perché hai messo il Colosseo lì? Ma non è il Colosseo, Alex, è l'arena. È l'arena in cui si terranno i duelli tra dinosauri. Oppure altri spettacoli. Cioè, oddio, non lo so se si terranno i duelli tra dinosauri. Cioè, gli umani sono talmente sensibili, sono talmente, non lo so, sono così tanto pappamolle che non credo che organizzino degli scontri tra dinosauri. Cioè, non credo che sia il genere di spettacoli che piaccia a loro, cioè, sono troppo impressionabili. Quindi penso che saranno tipo degli spettacoli tipo, dai, guardate il dinosauro, adesso gli lanciamo il bastoncino. Dai, T-Rex, riprendi il bastoncino, riportalo qui il bastoncino. Dai. Insomma, oppure, non lo so, guardate quanto, come questo bambino cavalca il triceratopo. Oppure, guardate come questo Compsognathus salta attraverso questo cerchio, ovviamente non infuocato, perché sia mai che qualcuno si faccia male. Oppure, non lo so, guardate qua, guardate, guardate l'pterodattilo che muove la testa, vedete, segui il dito, bravo pterodattilo. Mi immagino questi spettacoli qui, figurati se li fanno lottare i dinosauri, figurati se ai dinosauri fanno fare le cose per cui sono nati. Ma Mastatore, se devo essere sincero, non credo che sarebbe una buona idea far lottare dei dinosauri per puro spettacolo, cioè questa è violenza e soprattutto è sfruttamento di animali. Alex, stiamo parlando di un parco turistico sui dinosauri. Qua si parla comunque di sfruttamento di animali. Infatti, io sono totalmente contro i parchi turistici sui dinosauri. Cioè, no, no, i dinosauri hanno bisogno di libertà, di vivere liberi. Avete creato i dinosauri? Bravi, lasciateli liberi, liberi di mangiare le vostre carni. Ma dai, Pastore, non puoi dire così. Cioè, è ovvio che li tengono rinchiusi in un recinto. Cioè, i dinosauri sono pericolosi per gli umani. Cioè, scappa un T-Rex e si pappa l'umano. Sì, ok, infatti adesso vorrei tornare un attimino al discorso di prima. Stavamo analizzando la scena del T-Rex e la capretta. Dopo aver mangiato la capretta, il T-Rex cosa fa? Cosa fa? Ovviamente ha la possibilità di mangiare altro, dato che la capretta era troppo piccola, è poco la capretta, era giusto l'antipastino. Il caso ha voluto che le automobili automatiche si fermassero proprio, cioè l'automobile, sì, l'automobile in cui era, in cui stava viaggiando, diciamo, Alan Grant con i bambini e Malcolm insieme all'avvocato, si fermano proprio davanti al recinto del T-Rex. Il T-Rex ovviamente batte le manine per quanto è contento, cioè, finalmente oggi non mi pappo solo la capretta, finalmente ho qualcosa in più da mangiare, qualcosa di diverso da mangiare. Quindi, ovviamente, anche questa volta a caso ha voluto che la corrente elettrica saltasse per via. Insomma, vabbè, non stiamo a raccontare tutto quello che succede, però non c'è più la corrente elettrica. Quindi non ci sono più i recinti elettrificati. Il T-Rex scappa. Scappa? Che cosa fa? Vuole mangiare, ovviamente, perché tu gli hai dato soltanto la capretta, ovvio, sta morendo di fame, vuole mangiare. Ha gli umani davanti a sé. Che cosa fa? Non li mangia. Beh, certo che li mangia. Quindi, possiamo biasimare quel povero tirannosauro che, tra l'altro, era magro, 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 magro. Cioè, si vedeva che era morto di fame, cioè, doveva mangiare. Cioè, non potete mica pretendere che considerarlo un mostro, il tirannosauro. Cioè, è ovvio. Pure voi mangiate. Voi umani mangiate un sacco di roba anche senza essere affamati, soltanto perché volete mettere qualcosa in bocca, volete sentire i sapori non so, di cose di cui magari non avete bisogno, cioè, per il semplice gusto di mangiare. Magari non avete nemmeno fame, magari vi state annoiando e volete mangiare. Ecco, mettetevi nei panni di sto tirannosauro che poverino stava facendo la fame. Si trova davanti a un piatto meraviglioso di umani. Se li vuole mangiare, è ovvio che se li vuole mangiare, è ovvio. Pastatore, ti vado a fare una camomilla. Stai tranquillo, va tutto bene. No, Alex, mi sto sfogando, stai zitto. Quindi, lo ripeterò fino alla fine.
I dinosauri di Jurassic Park, di Jurassic World avevano ragione. Volevano papparsi gli umani? Avevano ragione. Voi non gli davate abbastanza cibo. Non li trattavate come si deve. Li trattavate come animali. Cioè, li sfruttavate nella maniera più disumana che ci fosse. È ovvio. È ovvio che poi scappano e gli volete pappare. Ma pure pensate a cosa avete fatto a quel povero all'Indominus Rex. Cioè, lui non sapeva nemmeno che cavolo fosse, cioè che non aveva idea di cosa fosse, ed effettivamente, cioè, aveva tutte le ragioni del mondo per avere delle crisi esistenziali. Cioè, era l'unico dinosauro vivente di quella specie, non sapeva nemmeno di cosa poteva nutrirsi, doveva esplorare anche la propria i propri istinti, e quindi poi alla fine fa una fine di cui secondo me non se l'è meritata. Cioè, povero Indominus Rex. Indominus Rex nasce, non sa che cosa fare, non sa cosa mangiare. Cioè, magari vuole anche giocare, magari il suo... Cioè, uccidere gli umani per lui era un gioco. Che cosa pretendete? L'avete fatto poi vivere in isolamento, lontano dagli altri dinosauri. Quello non si sentiva nemmeno un dinosauro, si sentiva un mostro che doveva giocare in qualche modo. Quindi, questi parchi turistici coi dinosauri non sono molto sani, quindi io adesso mi impegnerò per creare un parco turistico con i dinosauri come si deve. Devono sentirsi a loro agio e soprattutto devono mangiare tutto quello di cui hanno bisogno. Hai finito, Vastatore? Sì, mi sta scoppiando la testa e la gola, basta. Prendo un attimo, un po' d'aria. Vediamo, allora, cosa stiamo combinando qua? Lo mettiamo qua, va? Ok. Ragazzi, stiamo facendo... Secondo me stiamo facendo un buon lavoro. Non lo so se ci sono dei modi particolari per mettere queste cose, cioè dei modi particolari per posizionarle, per decidere una posizione. Cioè, non so se c'è una posizione giusta, una posizione sbagliata. Io sto mettendo un po' qua e là, cioè sto cercando di proseguire un po' per logica, ma non so se ci sono delle regole precise, quindi io spero di non star facendo un casino. Comunque l'arena mi piace proprio tanto, mi ispira un sacco. Sì, è vero, io sono proprio curioso di sapere che cosa andranno a fare lì dentro. Io metterei due dinosauri insieme e farei sfogare tutti i loro istinti. I dinosauri hanno bisogno di fare la lotta, ragazzi, cioè devono sfogarsi, cioè un po' come, non lo so, portare il vostro cagnolino a correre libero per la... su un prato, cioè bisogna lasciare che i dinosauri si sfoghino. È nella loro natura lottare, cioè cacciare. Cioè è innaturale tenerli così rinchiusi. Cioè, poveri dinosauri, veramente, poveri, poveri dinosauri. Però, Vastatore, anche gli umani non hanno tutti i torti, cioè, non credo che vogliono essere pappati dai dinosauri. Arex, se gli umani non avessero voluto farsi pappare dai dinosauri, non avrebbero creato i dinosauri. Ma gli umani sono proprio strani, cioè, hanno una particolare propensione nello scegliere le cose peggiori per sé, cioè, riescono a autodistruggersi in una maniera incredibile. Cioè, creano armi, creano i dinosauri, cioè creano, cioè spendono soldi e soldi per creare ciò
cioè, per creare cose capaci di distruggere il loro mondo. Io non ho mai capito questa capacità degli umani nell'autodistruggersi. Non lo so. Forse hanno. Cioè, provano piacere nel mettersi in pericolo. Provano proprio. Non lo so, un senso di soddisfazione nel creare cose che. Capaci di metterli in pericolo. Non lo so. E con i dinosauri, cioè, questo è un esempio. Cioè, loro vivevano tranquilli, erano padroni del mondo. Erano felici. Erano. Non lo so. Stavano bene. Non avevano di che preoccuparsi. E poi creano i dinosauri. Bravi. Molto molto bravi. Cioè avete deciso di porre fine alla vostra esistenza. Di estinguervi praticamente. Comunque questa arena è figa. È molto bella. Mi piace, mi piace, mi piace. Già inizio a vedere dinosauri così a caso che entrano dal cancello. Comunque sì, è veramente molto molto bello. Ci vedo Godzilla a dormire là dentro, a usarlo come lettino. Sì, infatti, dopo aver visto Godzilla e Kong è inevitabile pensare a questa immagine. Ok, colleghiamo le strade. Ok, questo lo mettiamo qui. Stiamo facendo un buon lavoro, secondo me. Non è male. Sì, anche secondo me, Vastatore, stai andando proprio bene. Grazie, grazie. Però, ripeto, ragazzi, questa è una fase del gioco un po' monotona. Cioè, io spero che vada a migliorare. Cioè, sicuramente andrà a migliorare in futuro. E mi sa, ragazzi, che per oggi non vedremo dinosauri. E mi dispiace un sacco. Cioè, oggi diciamo che l'abbiamo. Abbiamo sfruttato questa occasione per. Costruire un po' il parco. Per. Organizzare. Insomma, e fabbricare, ecco. Quindi. Magari la prossima volta vedremo qualche dinosauro, chissà. Io lo spero tanto, Vastatore, lo spero tanto. Però li dobbiamo trattare bene i dinosauri, ok? È ovvio che li trattiamo bene. Per forza, cioè dobbiamo prenderci cura di loro. Dobbiamo dare loro da mangiare quanto basta. Dobbiamo viziarli, dobbiamo far sentire loro che. Cioè dobbiamo farli sentire al sicuro. E dobbiamo farli vivere in maniera dignitosa, non come quel povero T-Rex di Jurassic Park. Veramente un povero, povero T-Rex di Jurassic Park. Voglio belli sostanziosi questi dinosauri. Oddio, che è successo? Ah, ok. Credo che questa. Aspetta, aspetta. È una voliera, sì, è una voliera, bene. Come immaginavo. Che cos'è? È una voliera. Una. E che cos'è? La voliera
come dire, è una gabbia per uccelli, ecco. È un allevamento di piselli. No, è una gabbia per uccelli. E quindi? E quindi dentro ci saranno sicuramente gli pterodattili, gli pterosauri, ecco. Ah, ok, vabbè, giusto, giusto. Ragazzi, qui. Ok, io spero veramente di aver quasi finito. Io voglio i dinosauri, ragazzi. Voglio assolutamente i dinosauri. Sta spuntando l'alba, quindi si può dire che abbiamo lavorato per tutta la notte. Mamma mia, non mi mangiare però a st'ore! Non che non ti mangio, Alex, dai, scusa. Se tu mi spalanchi la bocca così davanti a me viene paura! Non ho ancora intenzione di mangiarti, Alex, stai tranquillo. Ci fosse qualche umano, almeno. Dai, ma non dire così! Ma sinceramente tutto questo parlare di umani e dinosauri mi ha fatto venire un certo languorino, cioè. Un bell'aperitivo di umani me lo farei, devo essere sincero. Ma non puoi fare così però tutte le volte, cioè, poveri umani, ma che ti hanno fatto di male? Che mi hanno fatto? Alex, devo fare un elenco di tutto quello che mi hanno fatto di male gli umani, ti prego. Mi hanno fatto passare le pene dell'inferno in laboratorio. Mi hanno rinchiuso in un recinto per anni. Cioè, mi hanno fatto esperimenti terribili. Non solo a me, ma anche ai nostri amici. Cioè, che cosa mi hanno fatto gli umani? Loro meritano soltanto di essere mangiati. Non prendiamoci in giro. Vabbè, posso avere ragione, però ci sono anche umani buoni. Sì, sicuramente, ma gli umani che ci hanno fatto questo sicuramente non sono umani buoni. Sì, ma non puoi mangiare tutti gli umani soltanto perché ci sono quegli umani che non sono buoni e quindi pensi che tutta la razza umana meriti l'estinzione. Anche questo è vero, Alex. Però nel dubbio li mangio tutti. Posso? Cioè, scusa. Secondo te, l'insalata che mangi ti ha fatto qualcosa di male? No, l'insalata non mi ha fatto niente di male. Io amo l'insalata. Ecco, e io amo gli umani e per questo li mangio. Ma non ha senso! Alex, stai zitto, ti prego. Oh, ok, niente ragazzi, io penso che possiamo anche finire qui la registrazione, dato che non è che stiamo facendo chissà cosa, cioè. Sì, stiamo ancora organizzando robe qui e lì, però ecco, inutile sperare di vedere qualche dinosauro per oggi, quindi direi di fermarci qui. Sì, sono d'accordo, pastore. Dai, continuiamo la prossima volta. Sì, dai, la prossima volta continuiamo. Sperando di vedere i primi dinosauri, che tra l'altro nel primo gameplay avevamo visto il Baryonyx e il Triceratopi. Pensavo di. Cioè, mi aspettavo di vedere altri dinosauri anche in questa puntata, però niente. Purtroppo abbiamo cancellato per sbaglio i dati del vecchio gameplay e abbiamo dovuto ricominciare da capo in una modalità di gioco completamente diversa. Però in compenso abbiamo costruito un bel parco di dinosauri. Credo manchi ancora qualcosa, però. Però continuiamo la prossima volta. Sperando che la prossima volta vedremo appunto i prossimi dinosauri. E niente. Che dire, per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Speriamo che questo gioco vi stia piacendo. Contiamo che in futuro diventi più bello e movimentato. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao belli, grazie! Bacione, mua! Vi voglio bene! Basta, Alex, chiudiamo. Giusto, giusto, chiudiamo, ciao!